Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e in questo video si parte con gli spacchettamenti del nuovissimo set di carte Pokémon dedicato a Pokémon GO. E come in ogni set premium che si rispetti, si parte direttamente dal set allenatore fuori classe, che tra l'altro è anche uno dei prodotti che preferisco di più di questa espansione. Ed eccoci finalmente al cospetto del set allenatore fuori classe dell'espansione più attesa del 2022 e prima di andare ad aprirci questo box, che tra l'altro è anche proprio pregevole a livello di design, giriamo un attimino e andiamo a vedere tutti i contenuti, perché a differenza dei set allenatore fuori classe, dei set normali, delle espansioni normali, qui abbiamo qualcosina in più. Qui abbiamo 10 pacchetti di espansione e non 8 come al solito, e oltre a tutti gli altri accessori, lo vedete qui in piccolo, qui abbiamo anche una carta promozionale. Quindi dai, io davvero non sto più nella pelle, dobbiamo andare a spacchettare. Bene, sfiliamo l'involucro e andiamo a vedere che cosa abbiamo qui. E giusto, partiamo subito dalla parte, interessante per chi gioca a Pokémon GO. Qui, attenzione, ve li faccio vedere, qui ci sono tutti i codici che possono essere sbloccati su Pokémon GO per ricevere appunto una ricompensa. E fatemi sapere assolutamente cosa riuscite a trovare utilizzando questi codici appunto. Poi, come in tutti gli ETB, abbiamo la guida giocatore con, ovviamente la cosa più importante, abbiamo la lista delle carte presenti all'interno di questo set e ovviamente, come ben sappiamo, noi stiamo correndo per beccarci proprio lui. Lo vedete, il Mewtwo V Alternate Art. Poi sì, diciamo che non mi dispiacerebbe affatto trovare anche il Mewtwo V Astro in formato gold. E poi sì, ci sono anche gli starter di prima generazione in formato Radiant. Vediamo se riusciamo a trovarli. Eccolo qua, qua abbiamo Blastoise. Poi dovremmo trovarci anche un, esattamente, anche un Charizard. E infine, abbiamo qui anche il nostro Venusaur lucente. Queste sono le 5 carte che mi piacerebbe davvero iniziare a trovare in questo oppure nei prossimi spacchettamenti che arriveranno molto molto presto sempre sul canale. Continuiamo con i contenuti adesso. Ovviamente qui le cose standard, segnalino Viastro, altri segnalini per il gioco. Ci liberiamo subito di questi 10 pacchettozzi di Pokémon GO, non vedo davvero l'ora di aprirli, ma, attenzione perché c'è un'altra cosa molto importante, che sicuramente non sono i dadini, non sono neanche i separatori, seppure sono molto molto belli, ma sono, attenzione, questa per esempio, che è un Mewtwo V Full Art, non è così eclatante, non è così bello, ma attenzione, voi sapete benissimo che io ho una sorta di interesse innato per queste carte promozionali che arrivano dentro le bustine di plastica. Io queste non le sbusto mai. Poi vediamo, allora, codice, e questo ve lo lascio, fatemi sapere cosa riuscite a sbloccare con questo. Poi, ovviamente abbiamo un sacco di energie e le nostre bellissime sleeve, molto molto carine, anche questa qua con Mewtwo che riprende ovviamente tutto il design dell'ETB. Ma ovviamente lo so benissimo, noi siamo qua per questi pacchetti e adesso ce li apriamo. Speriamo ovviamente di trovare, a me ovviamente piace assolutamente il Mewtwo V Alternate Art, però dai, vediamo, non facciamo previsioni, ci va bene un po' tutto. Codice per voi, eccolo qui. Vediamo se il trick è lo stesso. Una carta è al contrario. Ok. Non ho visto tanti spacchettamenti di questo set, quindi insomma, vediamo. Unfezant, Solrock, modulo Esca, Eevee, molto carino, Pikachu ovviamente, Squirtle, Spinarak, Slowbro. Questa è a tutti gli effetti una carta girata. Vediamo cosa c'è qua dietro. Ok, è il nostro Blastoise olografico, non è il lucente. Ma cosa succede con questa carta girata? Cos'è? È un Meltan comune. Ok, molto molto strano. Proseguiamo con il secondo pacchetto. Vediamo se troviamo altre carte al contrario, perché già si parte con una stranezza. Ma vediamo appunto se è tutto normale. Anche se mi pare di no, eh. Qui abbiamo il codice per voi. Lo metto di qua. 1, 2, 3 e 4.
No, è vero. Quella è a tutti gli effetti una cosa strana. Allora, energia. Poi, Spark. Chansey. Xatu. Questa è un artwork super super bella. Rattata di Alola. Wimpod. Pikachu di nuovo, ok. Iniziano ovviamente già le doppie. Questo è un Bidoof. Eevee, Reverse. E dietro abbiamo... E dietro abbiamo un Melmetal raro olografico. Fermi, fermi. So che non vedete l'ora di scoprire cosa ho trovato alla fine di questo spacchettamento, ma devo ricordarvi, come al solito, che se volete supportare il mio lavoro qui su YouTube, la cosa migliore che potete fare proprio in questo momento è di lasciarmi un like su questo video e soprattutto iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto. L'obiettivo è quello di raggiungere i 10.000 iscritti entro la fine del 2022 e ci stiamo davvero pian piano avvicinando, ma ho ancora un po' bisogno del vostro supporto per raggiungere questo grandissimo traguardo. Quindi mi raccomando, se non siete iscritti, beh, che state aspettando? Dai, fatelo proprio adesso. E adesso, dai, continuiamo, perché le cose migliorano terribilmente da qui in avanti. Ok, allora, via così, perfetto. Qui abbiamo il codice. E altra cosa molto molto interessante delle Radiant in generale, o dei Pokémon lucenti, è che, attenzione, non stanno nello slot delle rare, ma bensì nello slot delle reverse. Quindi abbiamo la possibilità di avere una sorpresa sia nel penultimo slot che nell'ultimo. Blanche, questo Charmander è fighissimo. Bidoof di nuovo, Wimpod, Pidove, Magikarp, Moltres, ok, ho visto rosso, e abbiamo Golisopot raro olografico, ovviamente anche con tutta l'olografia che si estende per tutta la carta, ma questo è molto molto normale per Spada e Scudo. Siamo partiti, se posso dire, un po' in sordina secondo me, ma adesso vediamo se riusciamo a cambiare le sorti di questo spacchettamento, anche perché comunque sono molto molto tranquillo perché ce ne saranno di altri molto molto presto. Ok, qui abbiamo trovato il nostro primo segnalino viastro. Eccolo qui, primo segnalino viastro del set. Lo mettiamo da parte e abbiamo Ariados, Incubatrice Uova, Solrock, Ambipom, Slowpoke, Bibarel con ovviamente il Photobomb, Spinarak, Pidove, Spinarak Reverse. Oh, eccolo! Eccolo, eccolo, eccolo! Questo è il nostro primo ditto! Ok, ok, andiamo avanti al Charizard olografico, ok, e vediamo un attimino, anche se questo probabilmente l'avrete già visto in altri video, devo riprovarci perché questa a tutti gli effetti la prima volta che succede a me. Guardate un po'. Ok. Ok, questa qua è la carta velina di Spinarak, questo è il nostro ditto. Dai, dai, è molto molto simpatico, mi piace molto. Codice, poi 1, 2, 3 e 4, vediamo un attimino, adesso dopo questo pacchetto siamo ufficialmente a metà. Abbiamo Energia, Lunaton, Ivysaur, bellissimo con il Pokéstop dietro, molto molto bello. Wartortle, anche questa qua, artwork che mi gasa assai, Larvitar, Natu, Ambipom, Slowpoke, Onix, Pidove, questo non è un ditto, e dietro abbiamo il nostro Pikachu Holo. Possiamo fare di meglio, possiamo sicuramente fare di meglio, ragazzi, quindi dobbiamo darci una mossa e, ok, e tra l'altro imparare ad aprire questi pacchetti. Via, altro codice, spostiamo di qua, 1, 2, 3 e 4, vediamo se questo è il primo pacchetto interessante. Energia, Candela, abbiamo forse visto qualcosa, Charmeleon, Modulo Esca, Numel, molto bello, Raticate di Alola, Tranquil, Larvitar, Natu, ho paura a vedere cos'è, no! Oddio, pensavo fosse il Radiant, per un secondo pensavo fosse il Radiant o il Lucente. Vediamo qua, qui abbiamo la nostra prima V del set ed è Mewtwo V. Super, super artwork, guardate che roba.
Restano 4 pacchetti e per adesso... per adesso un ditto, un Mewtwo V e poco altro. Però sappiamo benissimo che tutti i pull sono estremamente random. Non esiste che un ETB in generale non dia nulla. È tutto random. Ci sono ETB molto molto pieni e ci sono ETB molto molto vuoti. Ma non sappiamo ancora le sorti di questo. Quindi vediamo. Allora, energia. Steelix, anche questa qua artwork che mi piace assai. Wartortle, Slowbro, Bibarel, Rattata di Alola, ormai sono già tutte doppie le comuni. Raticate di Alola, Tranquil, Chansey e Moltres, raro olografico. Va bene, siamo al terzultimo. Oddio, questo l'ho distrutto. Siamo al terzultimo. Forse devo mettere... questo ha già preso delle belle pacche qui. Speriamo che non si sia... No, dai, le altre carte sono a posto. Ecco il codice. Il trick a 4. Mi dà tra l'altro l'idea che queste carte siano un attimino più spesse, non so perché. Energia, Spark di nuovo, Chansey, Xatu, artwork bella, Spinarak, Wimpod, Larvitar, Numel, Bulbasaur, Raticate di Alola, Reverse e mamma mia, Golisopod, raro olografico. Sto soffrendo, sto veramente, veramente soffrendo. Un po' in realtà anche per il caldo, perché fa un caldo terribile in questi giorni. Ma anche, e anzi specialmente direi, perché da qui non ho ancora trovato nulla di quello che vorrei assolutamente trovare. 1, 2, 3 e 4 e via. Energia. Xatu, il quinto Xatu. Pokestop, Slowbro, Eevee, Ambipom, Slowpoke, Onix, qui c'è qualcosa, attenzione, Charmander, caramella rara e Slaking V. Perfetto, dai, 2 V e adesso, dai, ingraniamo e con l'ultimo pacchetto dobbiamo fare qualcosa di speciale. Via il dente, via il dolore, andiamo con il nostro ultimo pacchetto e speriamo bene. Allora... questo è l'ultimo codice di questo spacchettamento, ma mi raccomando, anche domani ci sarà uno spacchettamento di uno dei prodotti che tra l'altro avete visto anche alle mie spalle. C'è molto probabilmente la collezione di Eevee Lucente che mi piace molto molto. Segnalino Viastro, non so perché ve l'ho fatto vedere come se fosse un codice, e partiamo. Slowbro, Candela, Lunaton, Raticate di Alola, Tranquil, Larvitar, Natu, Ambipom... Sì! Sì! Eccolo! Eccolo! Ok, spacchettamento salvato! Spacchettamento salvato alla grande, guardate che roba! Eccolo qui in tutto il suo splendore! L'abbiamo trovato, dobbiamo ancora capire quanto raro sia, però... trovarlo al day one fa bene. Vediamo dietro cosa abbiamo. Abbiamo un altro Moltres olografico, ma ce l'abbiamo fatta. Mamma mia ragazzi, questo set allenatore fuori classe ci ha fatto sudare fino all'ultimo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e ci siamo riusciti a portare a casa una delle 5 carte che volevo assolutamente trovare in questo spacchettamento. Quindi tutto è bene, quel che finisce bene. E beh, ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo set, fatemi sapere se avete iniziato anche voi a spacchettare, cosa avete trovato e in generale fatemi sapere cosa ne pensate proprio di questo Charizard in particolare, perché so che in molti lo odiano, ma beh, devo dirvelo, quando ce l'avete in mano cambia tutto, non è poi così malaccio. Ma detto questo, se siete rimasti con me fino alla fine di questo video, vi chiedo gentilmente di lasciarmi un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto, di condividere questo video con tutti i vostri amici. Da Mika Wish anche questa volta è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!